grande piacere, piacere e onore davvero. Oggi vi presentiamo l'ultimo libro di Sergio Flamini, Patto di Omertà, il sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, i silenzi e le menzogne della versione brianista. L'Archivio di Stato di Milano si occupa da vari anni con varie iniziative per quanto riguarda la salvaguardia e la tutela della documentazione giudiziaria contemporanea. Quindi l'Istituto ha aderito al progetto Rete degli Archivi per non dimenticare, di cui parlerà meglio tra poco Ilaria Moroni, già dal 2010, sia come archivio storico di conservazione, ma anche come impegno civile dell'Istituto stesso, affinché questa documentazione giudiziaria, che riguarda gli anni cruciali, anni fatti cruciali degli anni tra 70 e 80 del Novecento, sia ben conservata e non vada né dispersa né dimenticata. Quindi nell'ambito dell'attività della Commissione di scarto e sorveglianza sugli archivi del Tribunale, gli archivi di Stato partecipano a queste commissioni di sorveglianza che sono presenti in tutti gli uffici statali periferici, e in questi decenni sono stati acquisiti moltissimi documenti, anche recenti. La normativa prevede che gli archivi di Stato acquisiscano i documenti a 40 anni dalla conclusione delle pratiche, ma nel caso di questi documenti, di questi atti giudiziari particolari, è stata anticipata l'acquisizione, il versamento, e che riguarda moltissimi importanti processi di corte d'assise di quel periodo, proprio per evitarne la dispersione. La maggior parte degli atti di tali processi è riferita a episodi di terrorismo e di stragismo, ma riguarda anche alcuni omicidi eccellenti, politici e non, e reati legati alla sfera della criminalità finanziaria e mafiosa. Quindi una documentazione di rilevanza assoluta, per la salvaguardia della quale si è attivata in questi anni una proficua collaborazione tra il Ministero della Giustizia, soprattutto nelle persone del dottor Belluzzi, giudice presso il Tribunale di Cremona, e del cancelliere Valoreia del Tribunale di Milano, tra il Ministero della Giustizia, dicevo, e l'Archivio di Stato di Milano, che ha portato alla digitalizzazione di molti di questi documenti, prima del loro trasferimento nell'Istituto, prima quindi del loro ingresso in archivio. L'Archivio di Stato di Milano ha organizzato poi una giornata di studio l'anno scorso, coordinata da Giovanni Lina, che in particolare si occupa di questi fondi documentari, una giornata dal titolo Nuovi scenari nel trattamento elettronico delle fonti, la messa online dei documenti sul terrorismo e la criminalità organizzata. Allora, i versamenti che abbiamo, che l'Archivio di Stato di Milano ha acquisito a partire dal 2008, quindi negli ultimi 7 anni, e le cui carte sono già state scansionate, riguardano l'ultimo spezzone del processo per la strage di Piazza Fontana, quindi siamo nel 69 e sono ben 57 faldoni. Il processo per la strage della Questura di Milano, e lì abbiamo 171 faldoni. Il processo Anselmi Giulio, meglio noto come processo Cesare Battisti, altri 53 faldoni. Il processo Sindona Calvi di Ottalleri nel 1988, un totale di 500 faldoni. Il processo Feltrinelli Brigate Rosse, 36 faldoni. Il processo per l'omicidio del giornalista Walter Tobagi, 128 faldoni. Un'altra spezzone del processo per la strage di Piazza Fontana, altri 167 faldoni. Due processi per l'omicidio del giudice Bruno Caccia, a carico dei fascisti Fioravanti e Soverini, altri 47 faldoni. Il processo per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, cosiddetto processo Sopri, ben 63 faldoni. Quindi l'Archivio di Stato di Milano conserva attualmente sia gli atti processuali, i documenti, le carte originali di questi menzionati processi, sia la copia su supporto informatico. L'intento ovviamente è riuscire a proseguire in questo lavoro per arrivare alla scansione della totalità dei documenti per metterla a disposizione del pubblico, dell'utenza, dei ricercatori, quindi per renderla fruibile. E naturalmente si potrebbero porre delle questioni di sicurezza e quindi dei link, ce ne parlavo poc'anzi, quindi ci possono essere dei dati cosiddetti sensibili, ma fino a che punto? Ecco, qui il discrimine è molto sottile e davvero c'è materia di discussione. A questo proposito, sempre l'anno scorso, nel 2014, è stata approvata una convenzione per la consultazione di questi documenti versati prima del termine previsto dalla normativa, cioè dei 40 anni, tra l'Archivio di Stato di Milano e il Tribunale di Milano, che potrebbe forse essere un esempio da seguire se appunto opportunamente, correttamente, adeguatamente applicato per tutti gli archivi di Stato italiani. E quindi si prevede che per la consultazione di questa documentazione, per la quale in qualche modo non è ancora
Stato siano i soggetti produttori, quindi gli stessi presidenti dei tribunali, ad autorizzare la consultazione di questi atti. Ecco dunque, per la presentazione di questo libro ci siamo mossi da un'esigenza comune, che è quella di tenere viva un'esigenza di giustizia, ma ancora più di conoscenza storica, per ristabilire verità nascoste, ma anche per esercitare una controinformazione su quanto si è verificato nel passato e per ridare giustizia a tante vittime innocenti che sono state travolte da quel complesso intreccio di equilibri politici sotterranei, di giochi di interessi e di potere molto troppo lontani dalla percezione dei cittadini comuni. E quindi abbiamo un tavolo di eccezione, oggi pomeriggio Ilaria Moroni è uno dei soci fondatori del Centro Documentazione Archivio Flaminio di Viterbo, in particolare della rete degli archivi per non dimenticare, che è un progetto molto importante a livello nazionale, nasce nel 2005, con l'obiettivo di censire, tutelare, salvaguardare, sostenere, valorizzare, rendere accessibili il patrimonio di memoria del nostro paese e gli archivi e i centri di documentazione che le conservano, proprio per costruire una cultura della legalità che passi attraverso i documenti e le fonti e che passi correttamente attraverso i documenti e le fonti, perché sull'uso o il maluso dei documenti e delle fonti anche qui ci sarebbe molto da dire. Quindi censimento delle fonti ha dato origine a un volume, Il Guida alle fonti per una storia ancora da scrivere, pubblicato nel 2010, e poi nel 2011 si è arrivati ad inaugurare il portale, anch'esso in continuo aggiornamento, la rete degli archivi per non dimenticare, inaugurato dal presidente Napolitano nel maggio del 2011, che poi è entrato a far parte del sistema archivistico nazionale, quindi dei portali promossi dalla Direzione Generale degli Archivi. Di Sergio Flaminio, che dire, è una meraviglia vederlo, vederlo oggi, è famosissimo, ha un curriculum lunghissimo, è un romagnolo di Forlì, politico e scrittore italiano, è stato parlamentare del PC dal 68 all'87, è stato membro delle commissioni parlamentari d'inchiesta sul caso Moro, sull'orologio P2 e antimafia, ha iniziato la sua attività politica nel 1941 come clandestino di un gruppo culturale di giovani antifascisti di Forlì e poi con l'adesione al Partito Comunista d'Italia, è stato nominato segretario del Movimento Giovanile Comunista Clandestino di Forlì, partigiano della Resistenza e poi nel 1968 eletto alla Camera dei Deputati nella circoscrizione di Bologna, nella quinta legislatura dal 1968 al 72 membro della Commissione Presidenza del Consiglio Interni e della Commissione Speciale Bicamerale Antimafia, rieletto nella sesta legislatura vicepresidente della Commissione Presidenza del Consiglio Interni e membro della Commissione Bicamerale Antimafia e ancora vicepresidente della Commissione Presidenza del Consiglio Interni, ancora eletto al Senato nell'ottava legislatura dal 79 all'83, membro della Commissione degli Affari Costituzionali, Presidente del Consiglio Interni e della Giunta per l'elezione e l'immunità parlamentari. Nella nona legislatura rieletto al Senato, membro della Commissione Affari Costituzionali, Presidente del Consiglio Interni, nominato nella Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 e nella Commissione Speciale di Camerale Antimafia. È autore di tantissimi studi, molti dei quali riguardano il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, di cui oggi sentiremo questo ennesimo capitolo, interessante capitolo. Siamo poi in attesa dello scrittore e giornalista Gianni Barbagento, che sta arrivando, che è milanese, laureato in filosofia, che ha cominciato a lavorare negli anni 70 in radio e poi ha collaborato al quotidiano Brescia Oggi, a Linus e a tante altre testate. Nel pieno degli anni 80, quindi nell'epoca della Milano da bere, Barbagento ha contribuito a fondare il mensile Società Civile, che ha diretto per una decina d'anni. In TV ha condotto un programma televisivo di economia e finanza su Rete A. Ha lavorato nelle redazioni settimanali Il Mondo, L'Europeo e Diario ed è una delle principali firme del Fatto Quotidiano e collabora anche a periodici come Il Venerdì di Repubblica. Dirige Omicron, l'osservatorio milanese sulla criminalità organizzata al nord. Ha collaborato anche con la regista Francesca Comencini, quindi soggetti di film, per una rete televisiva franco-tedesca, ha realizzato un documentario sull'Olimondatore, e per la televisione italiana ha coordinato la redazione del programma di Michele Scatona da Zero e ha collaborato con Carlo Lucarelli per la redazione Blu Notte. Anche egli ha una serie di pubblicazioni lunghissimo.
Poi ancora, infine, ma non ultima, Benedetta Tobagi, laureata in teologia, giornalista e scrittrice, ha lavorato alcuni anni nella produzione audiovisiva, occupandosi in particolare di documentari. Collabora con il quotidiano Repubblica, ha condotto la trasmissione Pagina 3 su Radio 3 e l'edizione 2011-12 del programma mattutino Caterpillar su Radio 2. È studentessa di dottorato di storia presso il Dipartimento di Italianistica dell'University College of London. Il suo primo libro, Come mi batte forte il tuo cuore, dedicato alla memoria del padre, ha vinto numerosissimi premi. Benedetta Tobagi segue inoltre attività di associazioni e centri di documentazione dedicati al terrorismo e alle mafie, come appunto la rete degli archivi per non dimenticare, ed è stata promotrice del progetto della Casa della Memoria sul terrorismo e le stragi a Milano. Un secondo libro, Una stella incoronata di buio, storia di una strage impunita del 2013, riguarda la strage di Brescia e ugualmente ha vinto dei premi. In occasione delle elezioni del 2009 per il rinnovo dell'amministrazione provinciale di Milano, è stata candidata per la lista civica del presidente uscente Filippo Penardo, sconfitto al ballottaggio, e nel luglio 2012, insieme a Gerardo Colombo, è stata nominata su indicazione di un gruppo di associazioni della società civile nel consiglio di amministrazione della RAI. Non so se ho detto tutto. Allora, passiamo la parola a Ilaria Moroni e andiamo nel vivo della presentazione del libro. Buonasera a tutti, grazie davvero alla direttrice di questa presentazione e dell'invito sempre ben accolto a presentare lavori qui a questa meravigliosa sede dell'Archivio di Stato di Milano, che non abbiamo scelto a caso proprio perché ci piaceva sottolineare l'importanza che la documentazione, a nostro parere, ma credo che non sia ovviamente solo a nostro parere, il ruolo centrale che la documentazione ricopre nella ricostruzione di queste tematiche legate appunto alle vicende di questi anni. In particolare oggi ovviamente parleremo del caso Moro e questo che è stato chiamato l'ennesimo lavoro di Flamigni su un argomento a lui così caro, perché sono più di 37 anni che è avvenuto il fatto e Flamini ha speso tutta la sua vita a indagare su quello che ha reputato essere uno dei delitti politici più gravi dell'Italia repubblicana, il delitto politico più importante che in questi anni, nonostante i tanti processi, le commissioni parlamentari e l'attuale commissione parlamentare e il processo, perché abbiamo contemporaneamente adesso in corso sia la commissione parlamentare sia un processo, perché non tutti ovviamente seguite nello specifico il caso Moro.